Nonostante le grandi limitazioni dettate dalle norme di sicurezza e le lunghe file che si sono create nella prima domenica, si chiude in positivo il bilancio di primo triennio dell'attuale ente carnevalesca per l'edizione 2019 del Carnevale di Fano. Il totale degli ingressi ha fruttato 254.688 euro lordi di incasso che verranno reinvestiti sulla prossima edizione. Grandi numeri anche per le prevendite, che hanno totalizzato 10.000 biglietti venduti online in tutta Italia. Il Carnevale di Fano, soprattutto negli ultimi anni, si è caratterizzato per le tante collaborazioni, a partire dalle fazioni con tre mascherate che hanno sfilato di fronte ai nuovi carri allegorici, la collaborazione con le scuole fanesi che hanno realizzato 11 mascherate, protagoniste del Carnevale dei Bambini, e poi il getto con i suoi 180 quintali di dolciumi. Quando mi chiedono un bilancio di questo carnevale non so bene che dire, perché sono così soddisfatta. Questo carnevale me lo sono sentito tanto nel cuore e tutto quello che ci siamo prefissi è andato a buon fine. Ovviamente non è stato semplice, il percorso è stato tortuoso, però quando si lavora sodo e poi si hanno i risultati che ci sono stati, beh, insomma, la soddisfazione è grande, quindi direi il bilancio è positivo. Da qui in poi si può solo, l'escalation continua e il Carnevale di Fano diventerà un grande evento nazionale. Già lo è, ma sarà sempre più così. All'evento di punta della città non è mancata la beneficenza, con oltre 10.000 biglietti della lotteria del Carnevale venduti. Anche i veglioni ufficiali della manifestazione hanno registrato il sold out, così come quello dedicato ai giovani di terza età, con circa 500 partecipanti. Il Carnevale si è confermato sempre più internazionale, con la partecipazione di gruppi folcloristici provenienti dalla Moldavia, i quali, oltre a sfilare lungo Viale Gramsci, si sono esibiti in piazza 20 settembre. Parte internazionale dell'evento è stata rafforzata anche grazie al rapporto con il Carnevale dell'Havana e di Veracruz.